favorire questi incontri in cui appunto l'amministrazione insieme a chi fa questo, diciamo, come ragione sociale, cerca di condividere. Noi abbiamo dato questa impronta un po' anche a questa amministrazione, abbiamo dato l'impronta appunto della trasparenza ma anche della condivisione, e quindi condividere le conoscenze è sempre un modo, secondo me, utile di approcciarsi, e anche uno strumento che viene dato a voi, e spero che la prima lezione già vi abbia dato un'idea di quello che si può fare con questo genere di strumenti, proprio perché è importante conoscerli, al di là dell'utilizzo che se ne farà, ma è importante averne una coscienza, avere una conoscenza anche basilare, ma comunque secondo me molto importante. Fra l'altro, lo dico come nota di colore, proprio ieri abbiamo presentato il nuovo sito di Iside, eh? E il nuovo sito di Iside è fatto con Giulio. Questo ha consentito di utilizzare innanzitutto solo risorse interne, quindi per capirsi, visto che ora è un argomento caldo, non abbiamo preso un consulente neanche per idea, abbiamo fatto tutto con le risorse interne, abbiamo usato software libero sia sul server che per quanto riguarda il software usato per fare il sito, quindi anche qui abbiamo continuato nel solco di una filosofia che ormai come amministrazione ci siamo dati, cioè di usare i software liberi, e quindi alla fine della fiera, con veramente solo il lavoro delle risorse interne, quindi senza aver tirato fuori un euro per consulenze o per spese di licenze, abbiamo fatto un sito che sarà utile poi per dare una serie di servizi al cittadino, che crediamo in questi tempi sia particolarmente apprezzabile, visto che di soldi ce n'è sempre meno, e sinceramente preferiamo metterli su qualche servizio piuttosto che regalarli a qualche consulente. Ora detta proprio un po' brutalmente, ma il concetto è esattamente questo. Questo perché? Perché logicamente la strada è quella di utilizzare sempre di più, quando è possibile, le tecnologie legate all'innovazione tecnologica e al digitale per andare a efficientare il servizio, quindi a risparmiare sicuramente risorse economiche, ma anche a dare un servizio tempestivo. Ieri si ragionava del concetto, per esempio, di domicilio digitale, che significa che banalmente ogni cittadino ha una casella di posta elettronica certificata, o quella che dà il governo, che è una cosa simile, insomma, una posta elettronica certificata, per cui tutte le comunicazioni che l'amministrazione darà, naturalmente non dall'oggi al domani, ma nel tempo, cercheremo di spostarle su quello, perché è un metodo appunto più efficiente dal punto di vista della tempistica e anche della pervasività dello strumento, e ci consente anche di risparmiare due soldi, che male non fa, insomma, invece di fare i pacchi di carta, comunichiamo col digitale. Quindi tutte queste cose che voi vedete nei vari corsi che grazie all'associazione riusciamo a mettere in piedi, sono cose che in realtà poi impattano sulla vita di tutti i giorni, riguardo la produzione dei contenuti, ma anche riguardo tutti quei servizi che andiamo a usufruire come cittadini. Quindi ci sembrava giusto, anche nell'economia di quello che ci siamo detti, che il comune fosse ancora una volta a fianco dell'associazione. Quindi grazie della vostra presenza, eccezionale, perché era un corso pensato per esaurirsi in tre incontri, ne abbiamo fatti altri tre, ben venga, insomma, anzi, se ci saranno nuove iscrizioni in futuro faremo anche il terzo, però ecco, mi fa piacere che davanti a questo genere di tentativi di sensibilizzazione la risposta sia così forte, ci fa veramente piacere, e speriamo che sia questa lezione che l'altra siano interessanti, come sarà stata sicuramente la prima. Io volevo presentare Marco, perché la prima volta non ti potevi presentare da solo. No, l'ho fatto. L'ho fatto. Visto che volevate lasciarlo solo. Lui è un professionista della grafica, della comunicazione, dei siti web, di campagne pubblicitarie, lo fa da Ciacopelli Bianchi, lo fa da decine e decine e decine e decine di anni. Quando decine e decine. Quindi ci fa parecchio piacere che insomma tenga questo corso, anche lui è appassionato di software libero, ci ha aiutato l'associazione. E fra l'altro il corso si è tenuto anche perché Riccardo ci ha aiutato tantissimo nell'organizzazione, nella costruzione di tutto quello che vedete, perché insomma dietro c'è tantissimo, pensate, funziona tutto bene perché c'è il lavoro di tante persone dell'associazione che ci aiutano, lavora tantissimo per le scale. Grazie. Allora, andiamo a progresso e riprendiamo da dove si era rimasti l'altra volta. Allora, innanzitutto volevo sapere se qualcuno poi aveva provato a fare quel trucchettino di cui si era parlato, se in questa settimana avete avuto l'occasione di testarlo o meno. L'ha provato nessuno? Quello di installare Jomla tramite Akema, sì, eccetera, eccetera. L'avete fatto, però? Questo è stato buono. Andava avanti. Ha costruito il sito, insomma. L'ho lasciato Jomla. Sì, insomma, diciamo, pannello d'amministrazione ce l'hai, sì, sì. C'hai quella cosa, quel sito standard che si trova sempre al termine di ogni installazione di Joomla, però insomma la materia della scorsa settimana era appunto installarlo. Okay. Oggi
passiamo oltre e andremo io a vedere come si modifica. Se serve anche come condivisione, io ho provato a installarlo con quel gioco che ci hai spiegato l'altra volta in un'area su Aruba. Non mi è andata a buon fine la cosa, perché mi ha portato avanti la prima installazione tramite l'interfaccia, come si chiama? Sì, il kickstart. Sì, l'ha portata avanti fino in fondo, però poi non partiva l'installazione di Joom. A un certo punto, quando finisci l'utility, hai un clic, ho visto passi alla parte che è installata dentro Joom, non funzionava, ci sono stato due sere a cercare di capire perché, poi ho visto che loro impostano i permessi sui file di installazione di Joomla sbagliati a 6.4.4, invece devono essere tutti a 7.5.5. Sì, so, io quindi ho dovuto fare tutto quel passaggio di cambio permessi e poi mi è partito. E alla fine si è partito. Però è stata, secondo me, quindi la tua, è stata un'esperienza ancora più importante di chi invece gli andava tutto bene, perché ti sei ritrovato di fronte a un problema e l'hai risolto e hai anche capito come risolverlo. Ricordatevi sempre che, diciamo, quando si va su queste cose qui, problemi capiteranno sempre, o vuoi perché il server è in un modo, vuoi perché magari si sbagliano certe cose. Ricordatevi sempre che la mente deve essere sempre bella aperta e dovete avere anche la capacità di capire, non solo di essere degli ottimi piloti, ma anche essere un po' meccanici, nel senso che se c'è da aprire il cofano di essere pronti a farlo. Perché vedrete anche quando installerete dei componenti o dei moduli, qualche cosa che va storto c'è sempre, per cui bisogna essere anche molto predisposti a queste cose qui. Per cui nel caso che capita a te, io lo sento sempre dire, perché io con l'Europa non ci ho mai lavorato, però ho sempre saputo che su Aruba l'installazione di Joomla è sempre difficoltosa. E ora anche te mi confermi che è un problema. Era in un forum mi spiegavano come fare, esatto, questo discorso. Esatto, perché poi un po' come vedete, ora io vengo a titolo gratuito per fare un corso gratuito, eccetera, eccetera. E così vale anche per i forum, diciamo, sulla rete ci sono le risorse a volte anche per chi ha un problema per poterlo risolvere. In questo caso, ecco, ti ha dato un'ottima dimostrazione di quello che è questo prodotto qui, questo prodotto che è open source, ma che si regge comunque sul lavoro di tante persone in tutto il mondo che lo portano avanti. Per cui, ecco, ti dico anche, insomma, sei stato anche bravo, perché poi alla fine ti sei brigato per venirne fuori, perché eri un po', mi immagino eri un po' impastato a un certo punto. C'è nessun altro che ha fatto questa installazione, ha provato col kickstarter? Nessuno, quindi i compiti a casa non ha fatti nessuno, eh? Vabbè, ma te sei più giustificato. Allora, questo è il pannello dell'amministrazione, l'abbiamo visto l'altra volta, c'è il menu sopra in alto che vi porta poi ad usufruire di certi comandi per realizzare certe cose. La novità che io questa settimana ho trovato ora una ventina di minuti di tempo, io ho già installato degli altri componenti che io ritengo che siano indispensabili per l'installazione base. E adesso li vediamo. È appunto la cheva backup, ok, che è quello è la solita marca che ci ha fornito il primo prodottino, quel kickstart.php. ecco, da qui noi che cosa facciamo? Noi sostanzialmente, ora mi è scaduta la sessione, praticamente, eccoci, ecco, insomma, da qui voi fate i backup del vostro sito, andate avanti, sviluppate, fate le modifiche, tutto quanto, lo salvate, fate il backup e poi cercate tramite sempre FTP, mi raccomando, scaricate sempre i backup tramite FTP, perché diciamo, dal pannello in questa maniera il rischio che nello scaricamento si possono perdere dei dati, per cui poi vi ritrovate magari anche un backup che non serve a niente, poi quando lo andate a ristallare magari qualcosa va storto, per cui queste operazioni sia di caricare un backup, sia per scaricarlo usate sempre l'FTP. Ora, quindi, secondo me come prima installazione diciamo che il... Guardate, tutto storto.
scusa, questo componente ti interrompo un attimo. Tipicamente cos'è che si di cosa si fa il backup? Cioè in un sito, in un sito provider che ti ospita, no? Ti assegna una tabella, non so, ti assegna uno scatolone dove dentro ti metti tutta la roba, è tipo una cartella dove sotto c'è. E adesso lo vediamo, ora ti faccio vedere cosa c'è, ti faccio vedere cosa in realtà ti in questo scatolone facendo l'installazione di Jomla cosa c'è messo. Ora lo vediamo. Allora, questo è il backup, ok? Poi scendendo io ho inserito quello che io ritengo, per chi vuole scrivere degli articoli, vuole un attimino pubblicare dei contenuti in maniera più continuativa e soprattutto magari lo vuole fare con l'aiuto e il supporto di altre persone, ci vuole un editor, un gestore dell'editor, quello che vi permette online di poter scrivere, appunto, che in questo caso la mia scelta va su JCE, che è questo qui, ma comunque ora dopo vi faccio vedere nel front end, io questi link a questi componenti ve li ho tutti segnati, così poi anche a casa poi ve li andate e ve li trovate da soli, ok? E qui c'ha, è piuttosto complesso apparentemente, ma in realtà è uno strumento molto potente perché vi permette sostanzialmente di gestire cosa fa chi cosa, eccetera eccetera. Ed è questo invece quello che io ritengo il più importante di tutti, perché senza questo difficilmente si riesce a lavorare in una maniera completa, che è una sorta di un explorer delle cartelle, appunto, dell'installazione di Jomla. Infatti io clicco qui ora e si va a vedere, così si risponde anche alla domanda del Rossi. Allora, la cartella di dove è installata Jomla è questa qui. Queste sono tutte le cartelle che al momento della vostra installazione sono state create sul server. Ecco, qui c'è tutto il file, eccetera. Vi avevo detto l'altra volta, non so se ve lo ricordate, della rinomina del file htaccess per poter avere, invece di questi indirizzi orribili, per poter avere invece degli indirizzi un po' più umani, da poter essere un po' più intelligibili, ok? Poi vabbè, c'è il file index.php, che non è però quello che ci interessa a noi. Poi c'è, vabbè, le varie cartelle. Ora, quelle che a noi ci interessano sono questa, e templates, plugins, sì, ci può interessare, ma generalmente non è che ci si fa mai un pasto buono. Questa, quella dei moduli, questa qua su che contiene i componenti, dove vengono installati tutti i componenti di Jomla, quindi componenti e moduli, ok? Nei media, lo capite anche da voi, ci vengono installate generalmente sia i video, questa roba qui, se non le foto. Io consiglio sempre, per quanto riguarda i video, di caricarveli tutti su YouTube. Questo vi permette di far assorbire a YouTube, diciamo, lo spazio necessario per poter accogliere il vostro video. Poi tramite il sito voi le richiamate direttamente da YouTube. È un po' come la moda che fanno un po' tutti. Questo evita che il vostro sito venga appesantito e soprattutto che consumate subito lo spazio che vi è stato dato. Poi ci sono le labbra, se va bene, le lingue, ci sono ovviamente dentro tutte le lingue, però ecco, e qui c'è tutti i file che riguardano l'amministrazione, quindi l'amministrazione, il back-end, quello che vediamo adesso di Jomla. Però diciamo che sostanzialmente a voi quello che vi interessa adesso e in futuro sono components, moduli e templates. Perché? Perché in templates, ecco, ci sono tutti le cartelle con i templates che danno, sono quelli che danno la forma, il colore e che governano il layout del vostro sito. Allora, l'altra volta di default abbiamo installa dati d'esempio nell'installazione di Jomla e lui automaticamente ci installa questa cartella che è un template, questa che è un altro template, questa è un altro template, ok? E dentro a queste cartelle poi ci sono altre cartelle, altri file, eccetera eccetera, e tutte ovviamente sono dedicate a quello che è il layout del sito che voi volete ottenere. Qui ce n'è una in più che l'ho installata io perché il sito, se vi ricordate era l'altra volta, adesso io l'ho fatto diventare così. Come ho fatto? Semplicemente ho cambiato template, ecco,
cosa abbiamo installato, no? Vi dicevo prima, vi ho dato il link, così poi eventualmente se vi interessa vi andate a scaricare i template che vi ho fatto vedere prima, sono i template, i componenti che vi ho fatto vedere prima, quindi ecco i backup, cioè, si apre la finestra con Wapeva, il file manager e l'editor che vi ho fatto vedere, ma c'è anche il template vuoto. Io consiglio sempre, dopo aver installato i dati ad esempio, di installare un template vuoto. Come si installa un template vuoto? Eccolo qua, si clicca qui, si va su questa pagina, vedete anche questa dedicata a Joomla, quello che diciamo quello che è il mondo di Joomla, si scarica questo file zip che poi voi tramite sempre l'amministrazione, cioè andando a fare estensioni, gestione di estensioni, poi carica il file e vi scegliete il pacchetto. Ora qui c'è un po' di cavoli di nudo, vediamo. E lo installate regolarmente, come si installa un componente, come si installa un modulo, come si installano tante altre cose. A quel punto voi, nelle estensioni, andate a gestione template e ecco che vi trovate Atomic, Biz 5, Biz 20, poi ci sono i due template per l'amministrazione. Noi abbiamo dato, in questo caso, questo template della parte amministrativa è questo qui, questo BlueStock, va bene? E io ho messo come predefinito questo pacchetto che io ho caricato, ok, però quello mi sembra, se non erro, dell'altra volta, mi sa che era questo qui, vediamo un po', si fa un attimo così, vediamo l'F5 che succede, ecco, vedete, ritorna praticamente quello iniziale, quello di default, praticamente tramite un semplice comando io che cosa ho fatto? Ho cambiato l'aspetto al mio sito. Allora, ritornando a noi, perché io vi consiglio questo? Perché partendo da un template vuoto, voi potete comprendere meglio non solo la struttura, ma potete capire anche come farlo il vostro sito, come organizzarlo. Perché? Perché mentre se noi andiamo a aprire un file PHP di quest'altro template, c'è tante script, c'è tante righe di codice, c'è tante... Di qua la versione, diciamo, è un pochino più semplificata. Ecco, innanzitutto vi ricordate l'altra volta quando si andò su, quando si andò, mi sembra, ad aprire questo, se non ricordo male, ecco, vedi i fogli di stile, già qui c'è una valanga che uno dice, ma c'ho da fare, anche di qua, vedete qui, c'è diversi file da poter aprire, insomma, questo soprattutto a chi non ne mastica tanto, inizialmente può creare confusione. Quindi però è importante avere un approccio diretto, semplificato, proprio perché quello che ci interessa è che voi capiate com'è la struttura, in modo tale che poi possiate diventare anche capaci di poterla modificare. Allora, il file di stile del CSS sappiamo che cos'è, è quello che fa sì che una scritta sia rossa piuttosto che gialla e che una cosa stia a destra invece che a sinistra. Nella modifica della pagina principale del template, si parte con... sono sempre complicativi, però tanto è molto più corto. Allora, innanzitutto vedete, io qui ho solo aggiunto delle righe che sono quelle che poi mi danno, abbiamo rimesso di base, sì, ecco, sono queste qua giù, no? Intanto già da questo capiamo quello che abbiamo aggiunto. Ed ecco, ora si fa come l'altra volta, si va a vedere com'è che il Joomla vi fa caricare i componenti piuttosto che i moduli al momento in cui elabora le istruzioni che riceve e vi restituisce la pagina per come la vediamo, cioè così. Ricordatevi sempre che al momento in cui fate un sito avete bisogno poi di implementazioni particolari che vengono dati appunto dai moduli. In questo caso eccolo qui, questo qui è il modulo che governa, lo vedete, lo capite anche dal nome, il menu, ok? Questo vi serve, questo qui, per far comparire il componente, cioè quella parte che generalmente è la parte centrale, dove dentro poi voi ci potete far visualizzare ad esempio gli articoli. Ed ecco anche qui, come vedete, questa è la forma in cui ogni volta che diciamo Joomla eseguisce questa istruzione vi fa comparire un modulo. Allora, per far comparire i moduli dove vi pare a voi,
Ovviamente gli dovete dare una posizione ben precisa ed unica, in modo tale che non ci siano confusioni e soprattutto in modo tale che anche voi capiate dove metto cosa. Per fare questo, ok, qui vedete, qui è stato dato un nome menu, ok, right, vedete, right, qui è stato dato il nome footer. Queste sono tutte posizioni, ok, che noi dove le troviamo queste posizioni? Ecco perché è importante avere un explorer, perché se no non ne tirate fuori le gambe. Questi nomi vengono dati in un particolare file, che è questo qui, il template detail, cioè i dettagli del template, è un file in XML. Eccolo, vedete? Tra position e position voi trovate i nomi delle posizioni del vostro modulo. Quindi, se noi ora andiamo a vedere ad esempio quello che fanno gli altri, cioè la concorrenza, in questo caso qui quest'altri template che ci sono di default, andiamo a vedere, eccolo. Queste sono le posizioni. Ecco, in questo caso nel template default, quello che avevamo visto la settimana scorsa, le posizioni sono date così, con posizione 0, 1, fino a 14. Ognuno ha all'interno del sistema ha così un nome unico, per cui non c'è possibilità di sbagliarsi. Infatti poi se noi al momento vogliamo andare a pubblicare un modulo, ok? Eccolo, vedete? Eccoli, posizione. Questi sono stati tutti pubblicati in queste posizioni qui. Ora che cosa succede? Io ho cambiato prima da quel modulo, quello iniziale, a quest'altro, e come vedete non c'è più niente, perché a parte gli articoli non ci sono moduli evidenti, tant'è vero che il più evidente di tutti è il menu principale. Ora, a parte l'altra volta l'abbiamo escluso, perché? Perché io al menu principale gli ho dato la posizione 7 come posizione, ma noi in realtà nel template, nel quel file che abbiamo visto prima, la posizione 7 non è neanche citata, perché abbiamo che c'era menu, right e footer, quindi lui non lo trova ed ecco perché di qua non ce lo dà. Di qua non ce lo dà. Per fare questo noi ovviamente dobbiamo a questo punto dirgli ok, ma cambiargli la posizione. Ricordatevi sempre che tante volte quando non si vedono le cose, ma pure c'era, dove è finito, è perché è sbagliata la posizione. Quindi selezionate il template, eccolo, menu, ecco, right, vedete, footer. Quindi io lo posso pubblicare uno di questi e io lo pubblico quanto scelgo di pubblicarlo su menu. Ecco, quindi ora posizione, menu, ora sì, pubblicato, sì, da qualche parte mi dovrebbe venire fuori sto menu. Eccolo, ta-ta. Ok, questo perché io quando io sono andato a fare il file php, l'index.php, io sostanzialmente cosa ho fatto? Ho detto, ecco qui la posizione, ho detto ok, allora innanzitutto c'è il body qui, con il body inizia praticamente la vostra pagina, quello che voi vedete, ok? Allora qui si scende HD, vedete, c'è il DVD, ok? Qui mi dice, vedete, c'è un collegamento, okay, a che cosa? Ad un'immagine fotografica, infatti eccola qui, questa qui, che tra l'altro vedete quando ci vado sopra fa looper, perché come ci dice questa istruzione qui, è un link. Scendo e mi trovo con, eccolo, menu. Se questo menu, ok, è pubblicato, insomma, ok, tac, me lo fai vedere in questa posizione. Però io volendo posso fare anche così. Lo prendo, lo copio, vediamo che non fa danni. Lo cancello e volendo lo metto anche laggiù.
è ovvio, va da sé, allora quindi c'è altre chiusure, no? Io lo faccio così, ecco, il menu non l'ho più qui, ma l'ho giù in fondo, quindi io posso decidere in che posizione, e per fare questo lo decido da qui, da questa valanga di roba che io capisco non è neanche tanto semplice. Consiglio mio è, ora non so a casa cosa c'avete e cosa non c'avete. Ma hai risposto solamente il codice, sì, però le posizioni di right, footer, no, quelle rimangono sempre, però io a lui ho detto, sì, però a questo momento io gli ho detto che la posizione menu è dopo questo, dopo footer, fa molto, no? Quindi la lettura così è sequenziale, tutto quello che trova. Da lui inizia dal cima, poi piano comincia a leggere fino a che ne arriva a fondo. E via via che lui va avanti a seconda. Sovrapposizioni ci possono essere in questo caso. Le sovrapposizioni ci possono essere, però lì in quel caso intervieni, faccio un esempio, io posso creare un rettangolo e sopra questo rettangolo, ma proprio sopra, non al suo interno, ce ne posso mettere un altro. Per fare questo, però in quel caso lì io dovrei intervenire con le classi di stile, a quel punto gli dico che in una visuale a livelli questo mi deve stare più alto, ma poi questo lo affronteremo più tardi. Ecco, io praticamente facendo sto copia e incolla ho spostato il menu dall'alto in basso, ok? E allora, le cose da sapere importanti sono appunto come si fa, visto che siamo diciamo all'inizio, come si fa a dare una posizione al modulo e come si fa a dare la posizione al componente. Ora, i moduli ce li potete infilare quanti ve ne pare, i componenti ovviamente ce li potete infilare solo uno, quindi una sola riga del componente, perché se no ovviamente vi ritroverete nella pagina, perché non ragiona per posizioni, vedete qui non c'è poi posizione, name, no? Che poi riguarda la posizione, quindi vi ritroverete magari con dei doppioni, con delle cose ripetute 3, 4, 5 volte, perché più volte ripetete questo blocco qui, guarda, si fa sta prova, ora si copia, tanto si può fare come ci pare, si copia, si incolla, magari qualche cosa di qua giù. Qui c'ho Jomla, come iniziare il progetto Jomla, vado giù, dopo i link, perché io l'ho incollato dopo questi link qui, ok, mi ritrovo col componente giù, quindi io sostanzialmente ho una ripetizione, ecco perché il componente ce ne va uno solo, cioè questa istruzione qui va rimessa una volta sola e basta, mentre appunto sfruttando il discorso delle posizioni i moduli ce li potete dire a lui di caricarne quante ve ne pare, a seconda ovviamente della vostra, dell'utilità che devono avere per il vostro sito. Allora non so a casa ora voi cosa avete per da un punto di vista di per creare dei layout, però il mio consiglio è magari farvelo anche su un foglio di carta quadrettato, ma se avete un programma di grafica usare quello, tante addirittura lo fanno con Photoshop o similari, è sempre buona norma prepararsi prima quello che deve essere il sito, nel senso, vi faccio vedere, allora, vi faccio vedere un altro sito che ho realizzato ultimamente, dovrebbe essere questo. Cioè, come si arriva, ecco, a dire ma qui ci voglio questo, qui ci voglio quest'altro, qui ci voglio mettere gli articoli, cioè queste sono cose che voi dovete studiare prima, a tavolino, perché se pensate di arrivare qui, di fatto ci diventate matti, perché ovviamente ci vuole una sorta di architettura per poter raggiungere questi risultati qui. Quindi magari, che ne so, non so se avete Photoshop, se avete Photoshop a casa, e c'avete? Gimp, va bene. C'avete qualcosa? Confessatevi adesso, eh? C'avete niente? No.
No, d'accordo, che usi di là, Jim, la tua figliola, vedi, dice Jim. Tutte e due. Tutte e due. Sì, Photoshop. Perfetto. Te? Tutte e due, perfetto. Poi? Jim. Beh, allora lì decidete. Builder. Chi? Mockup. Builder. Ah, questa roba. Vabbè, l'importante è che poi possiate disegnare dei rettangoli, dei quadrati. Dai, avere una struttura dove dici ok, qui ci voglio far comparire questo, qui ci voglio far comparire quest'altro. Allora, tenete presente generalmente come larghezza, quando lo vogliamo fare con una larghezza diciamo contenuta, gli si dà al massimo 1002 pixel, ok? Quindi voi impostate che l'unità di misura sia in pixel, non in millimetri, in pollici e altra roba, in pixel. Sul vostro programma di grafica vi fate un bel rettangolone da 1000, ok, dove dentro poi ci mettete tutti gli altri vari rettangoli, quadrati, eccetera eccetera. Ogni... di larghezza, dici? Di larghezza, sì. Ma se uno poi ha una risoluzione più bassa, io se uno va a vedere i dati di accesso, per esempio chi ha dei contatori eccetera eccetera, no, come può essere, quando uno ha un sito generalmente ci mette anche un contatore per capire la gente cosa vede, cosa non vede. Noi, io per esempio mi rendo conto che negli ultimi anni specialmente c'è stata una cascataccia, per esempio l'800x600 come risoluzione, ecco, proprio non c'è più. Già si parte sempre generalmente dal 1024x7 rotti che sono, quindi già 1024 che è diciamo la risoluzione quella più usata, se te lo fai da 1000 e 2 fa appunto 1002 pixel, già dentro a 1024 c'entra, quindi ci dovrebbero rimanere 12 diciamo 11 pixel a sinistra e 11 pixel a destra. Anche perché oggi mi sembra che la tendenza è quella di fare tutti questi schermi ultra wide, esatto. Per cui ecco, voi quando fate un rettangolone iniziale da 1000 voi siete a posto, la lunghezza poi quella vi viene di conseguenza, nel senso dipende da quanta roba ci infilate. E ecco, per esempio qui se noi osserviamo, questo è un banner pubblicitario, ok, questo se non erro dovrebbe essere, ora si guarda, ma dovrebbe essere 700 e qualcosa, a 7,28, quello è giù, 7,28, ecco, vedete? Allora, qui per mettere questo, cosa è stato fatto? Allora, si è preso il rettangolone iniziale, si è fatto un rettangolo subito da 7,28, accanto la differenza per arrivare a 1000 ci si è messo questo, sotto cioè, abbiamo disegnato un altro rettangolino che non è tanto alto, perché mi sembra 20 o 30, questo lì, è 18 pixel, ok, ed è largo per tutto il millone. Qui un altro rettangolo, vedete, lo capite anche da voi, qui dentro ci sono due quadrati, vedete come è tutto a rettangoli, ogni cosa si riconduce poi a un rettangolo, a un quadrato, lo vedete, no? È tutto, è molto elementare come costruzione, però è quella che vi serve e la dovete far prima, perché facendola prima poi diciamo, antite meno quando poi andate a costruire il file PHP. Per cui, tornando all'inizio, il consiglio mio è qual è? Quello di installare un template vuoto. Questo vi permette di avere, di poterci costruire. Usate gli altri come riferimenti, per cui quando avete dei dubbi oppure fate un errore, cancellate per sbaglio qualche cosa, ve lo andate a riprendere su quegli altri, con un copia e incolla ve lo installate. A questo punto, quando voi siete sempre andati avanti, ognuno di questi per esempio ha una posizione, quindi è una posizione che poi va riportata all'interno di quel file che abbiamo visto prima, per cui poi per esempio io queste l'ho chiamato, se non ricordo male, l'ho chiamate civette, perché sono a tutti gli effetti delle civette come quelle del terreno, ok, e ognuno ha un suo nome, ha una sua posizione, e quando io lo vado a pubblicare il modulo mi va esattamente in quella posizione lì.
Allora, ora proviamo a fare qualche pasticcio. Vi ricordo allora, per quanto riguarda questo il back-end di questo bellpostar.it/administrator, che il nome utente è Marco, tanto per non sbagliarsi, e la password è Berni. Quindi se volete andare dentro e fare qualche troiaio, potete andarci tranquillamente. Tanto io ho già fatto il backup, se dovesse mi accorgo che nel frattempo avete fatto anche l'arrosto grosso, lo ristallo tranquillamente, per cui siete liberi ora anche in questi giorni, se volete fare delle prove a scapito mio, di poterci entrare e fare tutto quello che voi ritenete più necessario. Allora, detto questo, allora, no, i link ho detto che li voglio salvare, quindi questi ve li salvo, questi ora non li cancello. Ok, allora cominciamo a levare tutto proprio senza vergogna. Ora qui c'è una chiusura che non ha un'apertura, quindi allora, ok, quindi io tutto ciò che è nel body, cioè tutto ciò che io vedo, l'ho tolto, ho lasciato solo il link, e ora vediamo che effetto, un effetto bello, perché ora in realtà sparisce lui. Infatti, cosa abbiamo installato? Il link, vedete, se parlavo prima, e non c'è altro, non c'è moduli, non c'è componente, non, niente di niente. Però perché ti andavo a sinistra in alto ora? Cioè, parti in alto. È perché avendo elevato le classi di stile, sostanzialmente io, lui non sa più, lui di default mette sempre tutto, si parte da, dall'angolo in alto a sinistra, quindi ora lui l'ha spostato qui. Ora, mettiamo il caso, se l'ha detto prima, di fare un grosso contenitore. Ok, quindi diciamo così. Diciamo una classe, un coso. E lo chiamiamo proprio contenitore. Ogni volta che io ovviamente apro una cosa del genere, la devo chiudere. Vedete, già qui mi segnala che c'è un errore, perché questi me li dà, e quindi io devo mettere la chiusura. Quindi se apro in quel modo, chiudo in quest'altro, ok? Infatti ora non è più grosso. Quindi adesso io ho un contenitore, famoso rettangolone, quello grosso, dove dentro io ho messo questa roba qui. Ovviamente non avendo nel foglio di stile dato niente di niente, questo lascia il tempo che trova. A questo punto che cosa fa? Porca miseria, i moduli? Però mi si fa. Voi, che siete stati delle volpi, avete comunque lasciato gli esempi, quelli di default, ve li andate a vedere. Vado a modifica la pagina principale del template e guardo e cerco di capire qual è una riga, un'istruzione che mi permette di caricare. Vedete, questi sono quelli default, vedete che papperoni di roba, diventa difficile lavorare qui, no? Quindi, ecco, prendiamo questo. Eccolo, questo è chiaramente un'istruzione che mi dice di caricare un modulo. Chiudo. Me ne ritorno da questa parte e me lo copio. La position ora, per quanto riguarda il file XML che abbiamo visto prima, questa qui, a meno che io non vado e la specifico lì, per lui questa non rappresenta niente, non esiste, perché non è caricato quel file lì. Quindi gli devo dare un nome che lui possa riconoscere, che può essere write. Ok? Però ci manca sempre il componente. Quindi anche lì cosa facciamo? Si va e si va a prendere. Allora, andiamo a cercare il componente. Se qui si fa, trova, fa un pochino qui. Eccolo qui.
se quello mi guarda qua si prende, si copia, CTRL C, si ritorna la prima e così ora sono anche sicuro che, diciamo, come punto di partenza poi alla fine io ho tutto a questo punto. Mi manca solo di abbellirlo un pochino secondo i discorsi che ho fatto prima. Allora, e me lo filo. Così sono sicuro da avere, ora ho tutti gli elementi per poter sviluppare, perché qualora io volessi aggiungere 12.000 moduli non fa altro che copiare e rincollare sempre all'interno di questi tra body e body questa riga qui, gli cambio ovviamente la posizione, oppure posso anche lasciargli la posizione e a quel punto gli faccio caricare tutti i moduli che voglio. Ora, allora si è fatto questo contenitorone, ok? A questo punto si va su fogli di stile. Ecco, qui già lui mi dà delle istruzioni di default, no? Questo template vuoto mi dice che il background è transparent, border zero, cioè senza bordi di niente, cioè, eccetera. I vari titoli di H1, 2, 3 devono avere tutte queste caratteristiche qui. Scusa, cosa sono i titoli H1, 2, 3? È l'highlight, cioè è l'importanza. L'importanza, okay. Quando ti dai un'istruzione, cioè dici che quella, per esempio, un titolo di una cosa è H1, ha più importanza di un H6, faccio un esempio. Questo serve più che altro come, non solo come stile vero e proprio, perché gli dai una classe diversa, però serve magari, che ne so, anche a Google per capire, ad esempio, cos'è che è più importante di quella cosa lì. Sì, 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 sì. Infatti lui, lo vedi, H1, cioè highlight 1, anche lui ragiona proprio così, essendo quello più importante, gli dai 30 pixel, che 30 pixel è superiore a 18 pixel, che è invece la specifica per H4. Ok? Allora, andiamo in fondo. Notate una cosa, e questo è molto importante: se disgraziatamente vi ritrovate a scrivere 500 righe di un foglio di stile, perché poi può succedere, perché si incomincia, no? Questo lo voglio far rosso, questo lo voglio far blu, questo ci voglio mettere in bordino, poi il carattere deve essere così, si fa presto, si arriva a 500, 700, io ho superato anche 1000, nel mio delirio totale sono arrivato anche a fare così. La cosa importante per rendere più veloce da caricare il sito stesso è di non mettere, come generalmente si trova, le istruzioni in questa forma qui. Ora si vede male, ecco, per esempio queste, generalmente voi quando aprite anche gli altri template le trovate sempre in questa forma qui, ok? Questo ovviamente cosa succede? Che per il computer questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe. Cioè, queste hanno un peso in byte molto più superiore che non nella forma in cui l'abbiamo trovati appena l'abbiamo aperto, cioè questa, quella tutta su una riga. Per cui ora, finché si fa i fogli di stile da 50, 60 righe, tira là. Ma se si esagera, che si va oltre, questo vi permette di avere, diciamo, dei tempi di caricamento inferiori. Allora, come l'avevo chiamato? Contenitore, mi sembra. Contenitore. Contenitore, ora gli do la cosa. Devo aprire le graffe, ovviamente. Possiamo fare la parentesi graffa? Io facevo CTRL ALT e questo 125 no, 125 c'è proprio qui sopra la tastiera. Ah, ma quando c'è il tasto sulla tastiera, sì. Ma quando c'è? Alt GR 7. Come, scusa? Alt GR 7 si apre, Alt GR 0 si chiude. Ok. Eccoci, non si è fatto, ora si è ripreso il contenitore. Allora, gli si dà ovviamente la famosa larghezza che si è detto prima, che è di 0,02. Ecco, come mai c'è il blocco di numeri?
questa è la larghezza, però giustamente mi faceva notare prima il signor Rossi, era tutto a sinistra, tutto a sinistra in alto. Ok, noi gli diamo invece 0 auto. Ok, che cos'è questa? Questa è un'istruzione che mi dice che come margine deve avere dall'alto, perché si intende sempre quando si danno questi i numeri in questa maniera, con il margine, il farming, eccetera eccetera, si inizia dall'alto, destro, basso, sinistro, però si possono anche semplificare. In questo caso, essendoci solo due dati, 0 e auto, vuol dire che alto e basso deve avere 0 pixel come margine di scostamento, e destra, sinistra, auto, cioè lui si piazza al centro. Ok? Auto uguale centro, quindi. Chi c'è? Auto uguale centro, se io do il comando auto. Sì, lui diciamo che sostanzialmente all'interno del lui si c'è una risoluzione da 100.000 pixel, lui si, con quei 6.000 si mette esattamente al centro di 100.000 pixel. Perfetto. Okay? Poi, più che altro, diciamo anche, noi lo vogliamo vedere, perché essendo tutto bianco, c'è anche il rischio che non si veda niente. E qui gli diamo un'altra spiegazione, cioè al border gli diamo un pixel di spessore, che tipo di bordo li si ha, li si dà solido, cioè la linea quella unica continuata, perché poi gli si può dare altri, questi si possono anche dare altri tipi di istruzione, per cui può essere, si possono ottenere addirittura il dashed, che è quello quella linea tratteggiata, e quel tratteggiato eccetera eccetera. E che colore gli si dà? Questo colore qui, perché ovviamente quando si lavora nelle classi di stile, ma quando si lavora sul web, tutti ora c'è anche il discorso, si può fare anche dando i valori in RGB, però diciamo c'è l'esadecimale, che in questo caso è questo grigino, che è questo CCC. Ora dobbiamo aver fatto figuracce, sperando che ora faccio fare i depolli, vediamo un po' che succede. Ah, mi ritornavo quello di prima, sì. Ah, esatto, siccome questo è troppo grosso, noi tutto questo gran pensiero non lo possiamo apprezzare, quindi ora per farvelo vedere, no, perché è talmente. Diamogli 500, vediamo che succede. Metti il punto e virgola in fondo. Punto? Punto e virgola in fondo. No, si può saltare. Mm-hmm. Sì, nell'ultima parte questa la puoi anche saltare, cioè quando arrivi lo puoi tranquillamente tralasciare. Non lo puoi tralasciare prima perché sennò si impasta, però qui lo puoi tralasciare. Vedete? Oh, ci si è fatto. Io davo 500 a 6.000 perché sennò era tutto. E vedete, ci sta il righino tutto sotto. È scostato dall'alto, vedete, è proprio appiccicato, perché gli ho detto 0. E anche in fondo non mi lascia, non si riesce neanche a vedere il righino sotto, perché nell'istruzione questo era 0,0 sotto, ok? Quindi al limite io posso fare così 10, a questo punto gli darei 10 sopra ma anche 10 sotto, però se magari sotto voglio un'altra cosa gli do 50, così impara, e mi rimane sempre alto. Ora poi il rego è appiccicato il rego è appiccicato al testo, ma quello c'è un'altra istruzione, vedete, ora mi si è scostato di 10. Ora per staccare un po' il testo da dentro, ora vedete, io vado a cercare l'ordine alfabetico, vedete, io ho messo border B prima, poi M, poi width, vedete, l'ho messo in ordine, perché anche questo nei tempi di caricamento influisce molto, cioè dovete ricordarvi anche quando fate queste cose qui, le istruzioni che voi date, di darle sempre in ordine alfabetico, in modo tale che quando poi lui passa, che le va a leggere, non si incarta e quindi non perde tempo, e quindi vi rende più facile l'esecuzione. Allora, per staccarlo un pochino c'è questo qui. Ricordatevi che se voi volete una cosa larga 500 e poi date l'istruzione, in questo caso di 10 pixel, in realtà
che, come vi ho detto prima, a questo punto che cosa vuol dire? Vuol dire 10 sopra, 10 a destra, 10 in basso e 10 a sinistra. A questo punto, se noi abbiamo dato la larghezza a 500, la larghezza mi diventa 10 o più? No, ve lo domando a voi. Mi diventa 10 di destra, 10 di sinistra, in realtà la larghezza ottenuta è 522. Ok? Questo è importante perché a volte si costruisce, no? Si fa in quella misura lì, poi a un certo punto risentato col padding, a un certo punto va tutto di fuori, non si capisce che è successo, no? In realtà è cosa è successo? E voi avete per un'altra via avete allargato quel rettangolo iniziale. Ecco, mi si è un po' stacchicchiato. Ora tutto ciò che all'interno di questo rettangolore mi deve stare a 10 pixel. In alto, destra, sinistra e in basso. Ok? E questo è un esempio. L'immagine è fissa, così c'è scritto Joomla. Sì. Ma questa fa parte dell'articolo. Questa immagine qui Joomla che te vedi, perché in realtà noi non ci sa niente, che eravamo partiti con una scarpa, una ciabatta. Questo è il noi adesso non essendoci neanche nessun modulo caricato, in realtà l'unica cosa che te stai vedendo adesso è quell'istruzione component. Ma la componente che cosa fa? Ti carica, nel caso specifico della home page, ma non è detto sia così, ma perché nell'installazione il default è in questa maniera, lui ti carica gli articoli. Quindi questo Joomla che te vedi in realtà è la foto dell'articolo. Ok? Questo è, loro hanno scritto l'articolo, poi ci hanno caricato la foto, che in questo caso invece di essere il mio viso sorridente, è Joomla. Ok? Allora, chiaramente se invece di 500 fosse stata 100 quella foto non so faceva? Niente, ora si va a vedere, guarda, mi ha messo una curiosità addosso, vediamo che succede. Ecco, vedi, c'è questo che mi rompe il layout, cioè non mi sta dentro. Ripristiniamo, tanto si lavora, si è detto su 500, non cerca mai nessuno stasera. Allora, a questo punto, ecco, noi ci ritroviamo così. Allora, quindi noi dov'è che agiamo sostanzialmente? Noi agiamo sul fogli di stile, su modifica la pagina principale del template, che in realtà sarebbe il famigerato file index.php che voi trovate dentro la cartella del vostro template, che quello che noi abbiamo visto prima essere, andando con l'Explorer, che mi auguro stagliate perché sennò non se ne tira fuori le gambe. Ok, ecco, questo qui è questo, che per ora nella versione 2.5 non ve lo fa più aprire dall'Explorer, ma ve lo fa aprire solo esclusivamente da gestione template. Io prima, fino all'1.5, senza stare a fare tutta la trafila che si deve fare adesso, andavo direttamente qui, ci cliccavo e festa finita. È così uguale anche per il CSS, cioè lo styles, dove noi abbiamo messo quella cosa sul contenitore. Abbiamo le images dove ci vengono caricate le foto, ok? E poi sostanzialmente non è che c'è tante cartelle, però ci sono delle cartelle che noi dovremmo aggiungere. Una di queste è questa. Una di queste è questa. È HTML, ok? Perché? Perché nella cartella HTML ci vengono inseriti quei file relativi a certi componenti o a certi moduli che voi volete modificare a vostro piacimento e che però allo stesso tempo volete mettere al riparo dagli aggiornamenti.
perché Jomla, si è detto, fa Jomla il 2.5, fa gli aggiornamenti, no? Cioè, nel senso, vi chiede, c'è un'ultima versione, che si fa, si aggiorna, e si aggiorna. In quel caso rischiate che se nell'aggiornamento c'è la sovrascrittura del file che vi interessa, voi praticamente magari avete perso una giornata per far rendere il modulo dei contatti più bellino possibile, lo trovate che è scomparso. Allora, cosa è successo? Viene creata questa cartella HTML che Jomla, al momento dell'esecuzione, prima guarda qui dentro al vostro template se c'è dei file dentro questa cartella, se non li trova poi passa agli stessi file che però sono nel sistema. Allora, dove si trovano questi file? Allora, si torna alla cartella di partenza, quella dove c'è tutta l'installazione. Ecco, voi questi file li trovate dentro Components, come vi dicevo prima, e Modules, ok? Qui ci trovate praticamente quello che vi interessa a voi, che potete anche modificare a vostro piacimento. Ecco, io apro. Per esempio, una cosa che comunemente viene fatta è quella di modificare come appaiono gli articoli. Ok? Poi c'è user, eccetera. Scusa, Marco, cosa sono le news feed? I news feed sono praticamente. Come ti posso spiegare? Sono è un testo, sostanzialmente, delle notizie rese in forma di testo, che te. Riprendi da altri siti, cioè al momento che ti trovi un sito con un feed, allora ritorniamo al nostro esempio, questo qui per esempio, questo qui, no? Ora, dove l'ho infilato? Ecco, per esempio questo, no? Sì. Ecco, cosa ho fatto qui? Io praticamente vedi tutti questi articoli qui, sì. Tramite un componente di Jomla che te li fa creare, ok? Io rendo fruibile questo in questa forma qui. In questa forma qui, sostanzialmente, tramite un modulo specifico, che è un lettore, ok, mi prende tutto questo gran bailam di roba e me lo rende nel modo e nella forma che mi interessa. L'altra volta, se vi ricordate, vi dissi che sarà fatto. Ecco, questi in realtà sono dei feed che io prendo da un altro sito e che pubblico nel mio. Ma ascolta, per prendere queste notizie te paghi? No, diciamo, generalmente è fatto per aumentare la condivisione e la circolazione delle notizie in rete, per cui è un servizio che sostanzialmente è gratuito. Quasi tutti i siti di informazione, ma anche che non sono di informazione, ma magari mettono a disposizione proprio questa cosa, perché poi queste notizie possono avere una platea la più ampia possibile. E, ecco, in questa maniera io, opportunamente modificando alcune cose, ho dato in questo caso l'indirizzo, quello che abbiamo visto prima, praticamente quell'indirizzo lì l'ho inserito nel modulo dove me lo chiede, che ora al limite si può anche andare a vedere se mi ricordo le password, perché come ho detto prima io numeri e nomi ho una grossa difficoltà. Un attimino, allora essendo un modulo tanta roba c'è, non diciamo, non ha fatto niente, non ha fatto, qual è, si può la fidare lì. Dov'è? Io ci voglio niente. Eccolo. Bravo. Eccolo. Ecco, vedete? Prima si era visto. Si era visto quel link di quella pagina, ok? Io semplicemente. Ecco, tu
tutto questo indirizzo qui voi, perché a parte nel caso specifico di questo modulo, ma generalmente ragionano tutti in questa maniera, se volete fare questa cosa e la volete presentare sul vostro sito, vi copiate tutto questo bel indirizzo, ve lo spataccate qui dentro e siete a posto. Poi dopo ve lo sistemate con le classi di stile, in questo caso lui sa, il mio template sa che quando trova questa istruzione qui, Dubi School, gli dà questa parvenza qui, che noi abbiamo visto qui. Okay? Questi filettimenti appunto sono collegati a link statici o è roba che si autoaggiorna? No, no, si autoaggiorna perché sostanzialmente cosa fa? Ogni tot di tempo questi, il modulo, diciamo il componente che ti crea questi, questo link, lui una volta al giorno, dipende, anche lì gli puoi dare te sostanzialmente quando, lo aggiorna. Ma è su questo che si basa l'indicizzazione di Google, è su questi file qui, è in questa produzione qui. Ora nel caso del feed no, perché per esempio su Joomla conviene installare un altro componente che ti gestisce, partendo dal menu, ti gestisce proprio l'indicizzazione dei tuoi contenuti e restituisce poi un'apposita pagina che è simile a quella che abbiamo visto prima, che è tutta scritta in quel modo, che poi Google con gli spider va a vedere e da lì indicizza i tuoi contenuti. Okay? Però vanno messi in quella forma che abbiamo, che si vede qui, ok? Perché ci deve essere description, link, title, ok? La forza di Joomla è che poi tra l'altro i vostri articoli ve li mette proprio nella forma come garba Google, cioè con univoci, cioè con una categoria che in questo caso vedete qui è la buona notizia, ma in realtà per Google della buona notizia non gli importa niente, ma è 51, ok? Non gli importa, sì, questo lo legge ovviamente perché essendo il nome del file HTML lui lo legge, però Joomla ve la restituisce questa, che è quel numero univoco che a Google interessa, quindi dare dei link a Google da indicizzare in questa forma qui sono il massimo per ottenere dei risultati diciamo migliori. Questo ovviamente nel caso in cui noi gestiamo un sito di informazione, questo è chiaro, perché essendoci una rotazione di articoli frequenti, però sai, generalmente se avete un sitino dove cambiate un articolino una volta ogni morte di papa, prima o poi Google vi indicizza, però non è, cioè, non, a quel punto in quale forma, se il 51 c'è o meno, a quel punto almeno interessa. Ok, si può chiudere. Allora, ritornando qui, per esempio, Yamaha ci riserva questa, ok? Noi vediamo qui, per esempio, views, okay, contact, categorie, eccetera, eccetera. Vedete? Allora, noi siamo nella cartella components, in questo caso dei contatti, lo vediamo, lo capiamo da dove? Da qui si vede? Sì, ecco qui. Ricordate quando vi perdete un attimo di controllare sempre la barra degli indirizzi, siamo nel componente contact, che è quello che gestisce le mail che poi vi vengono inviate tramite il sito, ok? Siamo anche questa, e questo gestisce varie categorie di contatti, questo gestisce la visualizzazione di una categoria di contatti, questo vi gestisce il contatto. Entrando qui dentro, quando trovate queste cartelle tipo TMPL, voi buttatevici dentro, c'è sempre il file che vi interessa a voi, quello da salvare poi in quell'altra cartella HTML che abbiamo messo, ok? E sostanzialmente, eccoci qua, vediamo se ce lo fa aprire, ecco, da qui si gestisce quello che è il vostro, il layout del vostro modulo di contatti, cioè dove viene nome, cognome, indirizzo email, oggetto, corpo del messaggio e invia. Ecco, tutto. È tutto in questa scrittura. Vedete, c'ha dell'H3, quindi voi c'ha uno span class contact category, cioè avete l'opportunità, riprendendo queste cose qui e riportandole nel file CSS, praticamente avete l'opportunità di dargli un look che a voi possa piacere di più, ma le potete anche modificare. Proprio per fare questo vi consiglio sempre prima di prendere il file, salvarvelo in quella cartella HTML,
fate tutti i vostri esperimenti lì, mollate, e poi se qualcosa, come sicuramente accadrà, perché a me mi è successo altre volte, qualcosa va storto, cioè avete l'originale dove, da poter riprendere, ok? Questa procedura la trovate anche su internet, a volte citata, si chiama l'override, cioè praticamente è quella parte che vi permette appunto di personalizzare dei file della struttura di Joomla, dell'amministrazione di Joomla, bypassando tutto il sistema. Ora, questa è una parte così. Ok. Allora, noi abbiamo visto ora a questa cosa qui come strutturare un inizio di layout. Ricordatevi sempre che, appunto, come si diceva prima, dovete sostanzialmente operare sia sul CSS, okay, che sul file, che è l'index.php. Ora, è possibile chiaramente anche inserire dei JavaScript, cioè dei richiami a dei JavaScript, a delle funzioni particolari, tramite l'inserimento, cioè bisogna poi dirglielo all'index, ok? Quando mi carichi la pagina, vammi a caricare anche questi JavaScript, per cui dovete mettere l'istruzione che trovate poi comunque quando le scaricate, c'è sempre l'istruzione, per esempio, che vi faccio un esempio banale, no? Però questa è una cosa che io trovo che ci è voluto l'anima, poi alla fine l'hanno fatta, e ne parlavo l'altro giorno con la ragazza lì. Per esempio, vedete, voi potete addirittura non dare il solito file, il solito font al vostro sito, potete dare anche un font al vostro piacimento, un pochino più estruso, che non sia il classico Arial, il classico Verdana, l'orribile Times New Roma. Potete sostanzialmente dargli anche uno di questi, no? Se non è che siano tanto più belli, però uno vi dà anche un pochino più di movimento, magari, ne so, fare il titolo in un modo. State attenti però che comunque deve essere garantita la leggibilità, perché sennò è completamente inutile. Che per esempio noi scegliamo questo, no? Oh, bello questo. A noi, una volta che si dice si vuole installare questo qui come font del mio sito. Ok. Ecco, lui mi calcola anche se metto questa versione qui, quanto mi. Ma sostanzialmente ci posso stare, ok? Quindi io gli dico, vabbè, eccolo qui. Ecco, add this code to your website. Ok? Oppure nella funzione JavaScript. Cioè posso scrivere addirittura, scrivere questo Java, cioè questa riga, salvarla su un file, caricarla sul sito, però insomma, speriamoci caro. Più comodo questo. Allora, lo prendo, ok? Prendo, me lo copio e me lo inserisco appunto qui dentro. Prima di questo, ricordate, queste sono quelle cose che vanno inserite tra head e head. Ora qui c'è il richiamo al template, questa è la riga che mi dice che la classe di stile va a caricare quel file lì. Faccio CTRL V e inserisco questo link al JavaScript, questo qui di Google. A questo punto che cosa gli dico? Caricami questo. E lui me lo carica, però di per sé non è che si è fatto una gran cosa. Allora, prendo questo, me lo copio, ok? Dato di salto. Vado qui e ad esempio io voglio fare, dov'è? Ecco un po' di font norma, area, alvetica, vedete che qui mi dice che tipo di carattere usare, no? Io voglio fare l'esagerato e me lo copio, ok? Quindi è cosa io gli dico. Ho seguito le istruzioni giuste di Google, che mi dice per integrarlo, per integrare diciamo, il font nel tuo CSS, di prendere, copiarmi questa cosina qui
e incollarla nel foglio di stile. Ora lui, il body, cioè tutto quanto, a meno che non sia diversamente specificato, lui ha tutti i caratteri e lui trova, gli dà questo fonte. Ora, vediamo se è andato tutto bene, perché sai, guardi, non è che qui diciamo bene, vengono voluto. Vediamo un po' se ci siamo riusciti, eh? Se l'ha caricato, se c'è da aspettare che faccia. Vedete? Il vantaggio è che questa sembra una fischiata, fino a neanche tanto tempo fa, addirittura per avere dei caratteri diversi, di font diversi, si doveva ricorrere addirittura delle immagini fotografiche. E questo, voi capite, era da caricare, poi alla fine diventa noioso. In questo modo invece, vedete, voi avete un bel testettino, tutto quanto da indicizzare per Google, tranquillo, perché ovviamente Google l'immagine non la indicizza, no? come contenuto, quindi ve la ignora completamente. Però in questo modo voi avete l'opportunità, con questa semplice operazione, di utilizzare un carattere che non sia sempre il più classico dei classici. Però attenzione a non strafare, perché la tentazione, poi io lo so, a norma ciche, è quello di farla fuori del vaso, quindi di esagerare troppo. Ricordatevi sempre, la cosa più importante è la leggibilità. Un sito che si esprime appieno le vostre doti creative, poi se però non si legge, siamo rimasti al passo. Marco, un discorso puramente di grafica e di funzionabilità da parte del lettore di un sito. Il miglior colore di sfondo è il bianco, vero? Io poi si può intervenire con dei colorini, colorini, ma insomma l'importante comunque sempre per preservare la leggibilità. Infatti se c'è una cosa che odio su quei siti neri, sulle scritte bianche. Poi siccome per il grafico fa molto figo, più piccino scrivi e più figo sei, ancora peggio. Per cui anzi io ultimamente sto usando anche, sto un po' esagerando, nel senso rispetto a quelli che sono gli standard normali, addirittura aumento anche il font size, quindi la grandezza del carattere, oltre 14, a volte anche 16 pixel, però questo poi dipende dal carattere che usi, perché non tutti sono uguali, però proprio per sarà che forse con l'età, ora essendo mi accorto che mi servono gli occhiali, forse l'ho fatto anche per... ho fatto anche un po' per egoismo, però sostanzialmente diciamo che ho cercato un attimino di ingallerire di più. La leggibilità è la prima cosa di cui bisogna tenere conto. Questo, vedete, avete visto che ora mi c'è voluto più a spiegarlo che a farlo, però sostanzialmente voi avete ottenuto in questa maniera un bel caratterino, simpatichino, vedete? Ok, noi poi lo possiamo modificare, aumentare di caratteri, la grandezza, possiamo aumentare la linea, cioè lo spazio tra una linea e l'altra del carattere stesso. Allora, per fare questi esperimenti, che ora vi do i compiti per casa, allora, chi usa Firefox, di usare Firebug, chi usa Chrome o Chromium, come è chiamato qui, c'è già di default, che è Ctrl-Alt-I, e vi compare questa cosa qui, ok? Andate sulla lente e dalla lente vedete com'è composto. In questo caso, vedete, ci si ritrova con un contenitore, lo vedete qui? Eccolo il contenitore, esattamente le cose che gli ho dato io. Quindi voi, senza andare a modificare poi l'originale, potete in questa maniera fare già degli esperimenti. Per esempio, io ti posso dire, vediamo un po' se lo prende, line height 25 pixel, esatto, ok, oppure 35, lo giriamo, vedete mi sgrana, vedete, mi ha alzato, diciamo, mi ha aumentato la distanza tra un righe e un altro. Marco, okay, scusami, bene. Ma tramite questa cosa di scoccio ho già fatto i miei tempi. Ti volevo chiedere, è possibile inserire dei nuovi div all'interno? Da qua? Voi sì. Ricordatevi sempre che comunque sia tutto deve tornare, cioè se noi abbiamo preso quello, perché è una sorta di piramide, no? Per cui
quello iniziale, quello che si trova, il primo div che si trova appena usciti dalla riga body, quello è come la base della piramide, ok? Mano a mano che si va avanti, noi bisogna cercare, sì, si va più su, bisogna sempre aprire e chiudere, aprire e chiudere. E soprattutto ricordatevi che se avete un contenitore che è largo 600, quando andate a inserire degli altri div al suo interno, la somma orizzontale della larghezza di questi, qualora fossero in contatto, non deve superare 600. E state attenti che in alcuni browser tipo Internet Explorer basta sbagliare un pixel il calcolo e non torna più niente. E chiaramente il div deve essere inserito tra head, no, tra body e body. Tra body e body. Ed head sono, diciamo, sono le istruzioni dell'uso. Ah, ok. E body e body c'è la vostra pagina HTML. Ah. Questo lo si fare perché sei amministratore di queste pagine, oppure è un modo per vedere le pagine e visualizzare? No, ma se te trovi un sito tipo, dici, porca miseria, questo sito sono proprio curioso, o come l'hanno fatto? Ecco, con questo sistema vai, controlli, vedi come hanno ragionato, puoi vedere che tipo di istruzioni gli hanno dato e imparare anche qualche cosina di nuovo. Una cosa me le può modificare? Puoi fare prove in locale che mi stai facendo qui su un sito che non è il tuo. Lo fai finché ci hai aperto questo. Io, per esempio, io non so nessuno. Quando facevi le prove, ora non ci sa questo. Noi, se volendo, si possono modificare. Però è chiaro che la visualizzazione è pertinenza tua e basta. Nel senso, chiaro, quello che sta al piano di sopra continua a vederlo regolarmente. Okay. Sì, sono prove locali che te fai solamente. Prove locali che però sono molto utili perché vi aiutano a definire meglio quello che è lo stile del vostro sito. Allora, avete delle domande particolari? Sì. Ctrl Alt K per. Ctrl Alt I per il Chromium per aprire quello che è il coso e Firebug. Ok, Alt I però. Ctrl Alt I. Perfetto. Via, qualche domandina? Sì. Diciamo, era all'inizio della lezione, però ormai poi siamo persi in fiacco. Nell'installazione dei componenti, quali sono i passi da fare? Perché abbiamo visto che abbiamo installato i moduli, ma non dentro i OGSI per l'esplorer. Sì, io quello, ma vuoi sapere come l'ho installato? Sì. A qualsiasi cosa voi volete installare dovete andare a estensioni e gestioni, sempre da estensioni, sempre da questo. Poi lui ti dà anche la possibilità, fa conto, ad esempio, no, te l'hai già caricato, lo puoi anche caricare via FTP già dentro al sito, lui ti dà anche installa da cartella, no, lo vedi? Oppure nel caso specifico che c'è un indirizzo, lo puoi caricare anche da lì. So, te lo scarichi sul desktop, vai a scegli file, te lo va a cercare e fai carica e installa. Tutto viene gestito da qui. Lo voglio disinstallare, per esempio, se io le voglio disinstallare, ok, rimanendo sempre su questo gestione estensioni installa, io vado per esempio a gestisci, ok, e appena mi si apre, ecco, io posso, per esempio, la cheba, no, quello lì per il backup, lo seleziono, lo disinstallo. Diciamo che tutto avviene per quanto riguarda modo, trovate tutto qui dentro. Mentre per i componenti, siccome i componenti sono talmente tanti e importanti anch'essi, però generalmente hanno anche un livello di amministrazione un pochino più complesso, diciamo così, per cui gli hanno dato un link apposito, ok? Perché ad esempio se io vado, come avevo detto prima, sull'editor, qui siamo veramente al visibilio, perché c'è talmente tante funzioni, tante cose da spuntare, da guardare, eccetera eccetera, per cui insomma, ha bisogno di una bella paginata. Vedete? Questo non è niente, perché se noi si va da quest'altra parte, okay, io posso addirittura, a seconda del tipo di user, io posso dargli addirittura delle impostazioni diverse.
più mi gestisce le immagini, come navigo nei file, e tutta questa robina. A me è successa una cosa con Cronoform quando l'ho scaricato, che mi chiede, vuole essere validato, mi chiede una chiave. No, vai tranquillo. Però non va. Cioè, no, va. L'unica cosa per farla andare ti devi, ora non so in quale versione ti stai lavorando, però devi inserire, al momento che crei un form, devi dargli un indirizzo email, se no non funziona. Però la validazione che lui ti chiede Cronoforms è il fatto che tu devi andare sul sito, dagli qualche soldino, esatto, sì, ma ti funziona. Funziona. Io lo uso da anni, tra l'altro lo trovo il migliore in assoluto, perché adesso addirittura anche meglio, più intuitivo tutto quanto, e lo trovo il migliore per fare sul lavoro. Per cui quella scritta lì la ignori, perché quella scritta lì in realtà per toglierla, non solo togli quella scritta lì, ma togli anche il fatto che quel form che ti ha creato è stato fatto con Cronoform e che lo trovi in fondo, no? Non so se sei poi riuscita a pubblicare il form. Però no, perché poi ho fatto in un altro modo, perché c'era l'esigenza che arrivasse, i dati arrivassero in un foglio Excel e con, cioè non, penso che non ce l'avrei fatta. Per cui ho usato poi Google. Ma lui comunque ti produce, se te gli dici comunque di salvare i dati dei moduli su un file, lui ti dà la possibilità di creare un file, di salvarlo sul database, e da lì lo scarichi anche in una forma di, che poi tranquillamente poi apri con Excel. Esatto. Che era l'anno scorso, non ce l'ho fatto, trovare un altro sistema. Ok signori, altre domande? Una domanda sempre sul backup. Quando si usa il database, va fatto un operativo quando sono messi, oppure si può procedere a dritto? Allora, per non ne sbagliarsi, consiglio mio è installate la HEPA, installazione di default, va tutto bene, non cominciate a dare una spunta a quello, a quell'altro. 15 secondi, no, 7 e mezzo, e vediamo le cose. Lui che cosa mi fa a quel punto? Mi salva sia i database, che poi è la parte che mi interessa, sia tutte le cartelle che abbiamo visto con l'Esplorer prima. Lui crea un unico file, e quello che a te ti interessa, perché il domani che te vai a riprendere questo backup, che io ho già creato, perché quando l'ho installato poi la prima cosa che ho fatto è stata appunto quella di creare subito un coso, va qui, eccolo qui, Admister, eccolo, questo qui è il file che ho fatto del sito prima di stasera, come abbiamo visto prima di stasera, e quello poi ti è il coso, però te non devi fare assolutamente niente, cioè il bello di John, una volta che è, poi è tutto automatico, cioè che ora io vi ho detto, il ragazzo che diceva prima, che ho avuto piacere che lui ci avesse battuto il capo, perché così ha imparato, si ragiona, dovete essere pronti, però certe cose non si possono evitare, siccome poi il database è un argomento talmente delicato, perché basta poco per me per piccare la testa al muro, insomma, quindi crea un file.bat direttamente? No, lui crea un file che lui chiama GSP, mi sembra, GPS, una cosa così, che tanto a non ci interessa, basta che lo comprenda lui. È chiaro che se devi fare un trasferimento fa molto da Joomla a WordPress, a quel punto devi andare a cercare sulla repository qualche cosa che quella cosa lì te la converta in quell'altra, ci sono, per cui lo puoi fare, però io lo trovo JPA mi sembra che lo fai. La diretta delle HTML che noi ci creiamo mi serve soltanto come per l'overlay. Allora no, quella che ho fatto prima, sì. Quella è per fare quel fenomeno paranormale che è l'override. Perfetto, ma mi serve soltanto come io faccio le prove, me lo lascio no, lì. No, lì. Allora ci come no, te la fai, poi vai a recuperare i file che ti interessano, perfetto, che ti vuoi modificare. Sì. E poi le lasci lì dentro, perché Joomla prima, quando entra, cioè, diciamo che vai in esecuzione, prima va a cercare quella cartella. Quindi, ma io l'istruzione di ricerca nella cartella gliela devo dare o me la dato a default?
Però lì puoi sbagliare quanto ti pare, perché comunque una volta che quel file l'ha cancellato, lui non trovandolo più ti va a prendere quello di sistema e quindi ti sei praticamente in piedi. Quindi, scusa, un'altra domanda, rispetto a quella, ho due cose che hai detto, per una velocità di caricamento delle pagine, l'indentazione delle istruzioni e conviene non farla perché la prende come numero di istruzione, per cui non me lo carica come velocità, quindi mi rallenta, e utilizzare l'alfabeto per quanto riguarda le istruzioni, tutte in ordine alfabetico. Okay. Tutte in ordine alfabetico, per cui lo aiutate il browser a mettere. Da un punto di vista pratico, di spese di tempo e quindi di byte a disposizione, che mi comporta? Cioè io su una linea, su una DSL normale, da un mega. Si parla in termini di secondi. Sì, sì, certo. Si parla in termini di secondi. Poi si parla in termini di secondi. A volte si può arrivare a avere 30 secondi per un caricamento anziché 5. Anche questo vuole dire. Capito? Però non è in funzione in base al browser che io sto utilizzando. No, è in funzione anche al browser. Faccio un esempio, Chrome è in assoluto quello più veloce in assoluto. Certo, okay. Per cui Chrome ci mette 10 secondi. Certo. Firefox dopo mezz'ora lo usi, lo devi andare a ricercare perché hai l'impressione che si sia perso da qualche parte. Mm-hmm. Okay. Il Explorer neanche lo so nominare perché mi vergogno. No. Allora, cosa succede? Che è chiaro che dipende anche dal browser. Anche perché i browser oggi tendono a fare anche più di quello che gli chiedi, perché addirittura certe istruzioni, se loro non le trovano, addirittura praticamente sul dito semplice ce l'aggiungono già loro. Ecco, però all'interno, diciamo, tra due macchine, ok, una che va più veloce e una va più lenta, è chiaro che te meno roba li ci carichi sopra a entrambe, più comunque renderanno al meglio. E il consiglio mio, ovviamente, se voi fate un foglio di stile da 50 istruzioni, scrivetelo anche in quel modo armonioso. Ma come poi vi succede, perché poi ci prendete gusto, arrivate a fare 500, 600, 700, 800 righe, datemi retta. Anche se, se da un punto di vista di programmazione la migliore cosa è l'indentazione, perché è fondamentale in programmazione, altrimenti non ci riesci. Però in quest'altro caso può essere si può ovviare con tutto su una riga. Invece io siccome la prima l'ho mancata, hai parlato per caso dell'installazione in locale? No, in locale no, l'installazione in locale io ogni tanto l'ho fatta, sono diventato matto, un po' perché c'ho un computer troiaio a casa, dal server PHP non si accendeva, lo odio. Io poi lavorando con i siti e avendoci domini a disposizione, io a volte chiappo, carico tutto online, io preferisco sempre l'online, perché poi in realtà ti rendi anche conto se il sito che stai facendo poi in realtà come viene realmente, anche come tempi di caricamento. Ciao, grazie, capito? Per cui preferisco lavorare. E quindi se no si è fatto un'installazione tramite Akeba. Direttamente sullo site. Abbiamo preso il file zip di Jomla e l'abbiamo caricato online e poi l'abbiamo spacchettato utilizzando kickstart.php, che è il file di Akeba preposto a questo. Vabbè, io nella prima versione dello start ebbi problemi. Grazie, alla prossima. Ciao. La versione attuale, per questo preferisco lavorare localmente con tutti i servizi attivati e poi caricarmi tramite FTP il risultato finale. Ascolta, tutti i gusti sono gusti, sì, sì, quindi no, ci siamo accalzinati, ognuno quando lavoro di grattarmi un orecchio e finisce in quel modo, ma che tu gratti a fare? Mi piace, mi rassicura, capito?